buonasera. Buonasera. Marco. Sta arrivando anche Marco Giusti. E insieme a lui, quando ha finito di abbracciare attori e attrici che incontra per la strada, è fatto così. Allora, siamo qua per questa serata nella quale ricordiamo una persona che sì, io che Marco conoscevamo bene, che consideravo anche un amico, insomma, considero ancora adesso un amico, una persona che ho incontrato molte volte facendo ricerche, facendo interviste. Una di queste interviste che avete appena visto l'ho proprio realizzata io. Credo che Marco abbia messo lo zampino in qualcos'altro, insomma. E Luciano Martino è un nome che ha attraversato tanto cinema italiano, ne ha fatto veramente molto, scrivendolo, producendolo, dirigendolo, aiutandolo, mandandolo avanti. È stato l'evento veneziano con dei film, mentre ha fatto degli altri film che invece non hanno superato magari le sale parrocchiali o le sale di terza visione, ma questa era la forza del cinema italiano che Luciano Martino rappresentava, un cinema che sapeva fare tutto, che sapeva fare i piccoli film d'avventure come i grandi film d'autore, e lui sapeva districarsi su tutto. Naturalmente è più noto per le commedie, no? per i gialli, per i polizieschi e così via, però insomma nella sua carriera ha incrociato Bolognini, ha incrociato Pasolini, ha incrociato Comencini, ha incrociato Al Pacino, insomma ha avuto tanti risvolti questa carriera, e proprio questo è uno dei motivi che maggiormente ci affascinava, noi che abbiamo sempre cercato di guardare il cinema tutto nel suo insieme, cioè guardare i film commerciali, i film d'autore con la stessa importanza e con lo stesso sguardo, perché entrambi sono la componente di quell'unico che ci ha affascinato da quando eravamo ragazzini, e cioè appunto il cinema, in particolare il cinema italiano. Però non so se Marco ha altre cose da dire adesso, ma forse è più interessante far sentire subito i nostri ospiti. Allora, metto gli occhiali perché la vista è calata. Il primo gruppo qua previsto vede la partecipazione del nostro amico Guerrieri. Vieni, grazie. Vede la partecipazione della signora Orlandi, di Nora Orlandi, che ci fa molto piacere, e credo anche di George Hilton, che vedo qua in prima fila. Romolo Guerrieri. Posso qui? Vieni qua, sì, grazie. Dove vuoi andare? Signora, molto piacere. Piacere tanto. Romolo Guerrieri, molto lieta. Nora Orlandi. Nora Orlandi è sola, non ci sono i 4 più 4, quindi forse riusciamo a star seduti tutti. Ecco. Allora, non solo per questioni di cavalleria, vorremmo incominciare con un ricordo di Nora Orlandi. Perché Nora Orlandi è l'autrice. È l'unica donna stasera. Quindi. È l'unica donna, no, ma non è l'unica donna, ce ne sono parecchie di belle signore. No, che sto tavolo, al tavolo, certo. Però ci sarà un secondo gruppo che chiameremo dopo, e poi Nora Orlandi ha fatto la musica del Dolce Corpo di Deborah, insomma, questo film che non si chiama L'amare tonsille di Deborah per sua fortuna, come diceva Luciano prima. Ma sì, allora, forse Nora Orlandi ci può raccontare come ha lavorato con Luciano Martino, come ha scritto le musiche del corpo di Deborah, del Dolce Corpo di Deborah, e il ricordo che ha di questo produttore che era anche regista, era tante altre cose. Era soprattutto un gentiluomo, una persona educata, una persona molto comprensiva, che con molta modestia mi ha offerto di fare questo film. Cioè, sai, veramente ho cominciato con l'altro film, La signora Lizia. Ward. Dice, è una bellissima signora, dice, vorrei che mi facesse una bella musica. E così è stato, sempre con il gruppo qua. Poi ho conosciuto, e poi mi ha proposto il tuo film, Romolo, un po', una seconda battuta.
questo qui. Prima era. Dopo la signora... non me le ricordo, sicuro. Mi si accavallano. Non c'è colpa di debole, poi l'anno, che anno? La 72, 70. Ah, vabbè, ho invertito i fattori. No, prima. 69. Esattamente. No, sì, eri giovane. Beh, ero un ragazzino. Noi con la musica ce la caviamo sempre, sì. Ne avevo forse 25, 30, io adesso ne ho 82, quindi meglio non lasciamo il tempo. Vabbè, lascia stare, non parlare. E quindi era un gentiluomo e che cosa ha chiesto infatti? E mi ha chiesto appunto se gli facevo questa musica, dice, perché, però dice è molto caparbio il regista, e quindi te la vedi te, ma vedo io che lungo. Infatti sei stato molto, molto pretenzioso, Romolo Guerrieri, sì. Pretenzioso? Sì. No, perché volevi fare... Questo mi piacerebbe una musica così, che a me capirei, mi invitava... Senti, ma penso che sia normale da parte di un regista. Ma no, molti ti aggrediscono, gli altri... È giusto. Sì, no, ma sai cosa... No, lui la pretendeva per questo qui, pipi, avevo tutti cose... A me mi invidia a nozze, perché io andavo a nozze, più... E poi niente, ho fatto questa cosa, mi sono divertita a farlo perché quando tu chiedevi una cosa poi me la verificavi, quando avevamo in moviola, ti ricordi? Tempa tavolo mio, perché abbiamo fatto tre film insieme, ho fatto tre film con Nora Orlandi, due western e Il dolce corpo di Deborah. I titoli, io non me li ricordo. Ma fa niente, parliamo del dolce corpo di Deborah, parliamo di Luciano. Io sera solo siamo io, mezzagema, ma se c'è un po' di compagnia. Vabbè, comunque, no, con Luciano è stata una cosa bellissima perché, ripeto, sempre con grande educazione, come se ti facessi un favore, lo faceva lui a me a offrirmi questa opportunità, perché anch'io cominciavo, insomma, tutti abbiamo cominciato a un certo punto. No. Luciano era un maestro a parte di diplomazia, ma era l'eccellenza del saper vivere. Ecco questo, capito? Quando ho detto io ho racchiuso tutti in un gran signore, perché ce ne tanti aspetti. Gradevoli. Adesso aspetto il tuo invito nella tua trasmissione che mi piace un frego e mezzo, molto. No, perché si può venire e parlare, capito? Suonare, a me mi devi far trovare. Solo suono. Quando parlo un italiano discreto, solo l'italiano. Ma quando suono modestamente, Non tutti i musicisti parlano bene. No, io parlo l'italiano, solo l'italiano, ma me l'hanno insegnato bene a scuola. A volte sono un po' timidi. No, che c'è, anzi, a me piace. I musicisti. No, a me c'è solo un'eccellenza per me, così tanto per dire due cose, poi me ne vado perché c'è mio marito che non sta molto bene. Allora, a me, se mi fai parlare, mentre suono, do il meglio di me. Meglio di me, perché mentre parlo mi faccio la colonna. Tamburello. Non mi dà la pianola che hai dato a... Ecco. Per cui, niente, purtroppo ho saputo della sua dipartita quando indubbiamente era troppo tardi per andare a fare il mio dovere. Mi è dispiaciuto moltissimo. E perché dopo un trentennio che non ci vedevamo, anche di più, come 40 anni, no? Io ho riconosciuto, sono andata su a dire, ma mi faccio vedere qual è Romolo Guerrieri, lo devo salutare. E quindi, sì, veramente un magnifico ricordo, lontanissimo ma molto bello. E questo la dice lunga sul fatto della durata, no? Della durata dell'amicizia, anche se non ci sono state poi molte, molte occasioni per lavorare insieme. Ma essendo gialli, vi chiedevano musiche particolari o...? No, a parte Romolo Guerrieri, sì, che mi voleva un pezzo per questo. Era thriller, comunque era... Sì, thriller, ma deve essere anche un po' aderente al fotografico, quando c'è la ballata. Particolarmente sono innamorata è una parola grossa, ma comunque compiaciuta anche questa grossa, di aver scritto il pezzo quello un po' tipo di scatenati che ballavano ai tempi degli anni 60. Quello mi è venuto particolarmente bene. Infatti lui era contentissimo, fatto il mio amore che c'ho più. Ah, perché tu sei brava, Nora Orlandi. Sì, poi non è che comincia. Grazie. Credo di aver finito il mio tempo a disposizione. Ti pagavano bene? Pagato bene? Lasciamo stare. Più o meno come la Rai, ho detto tutto, insomma. No, sarà stato un po' di più. Ma no, noi prendevamo i diritti d'autore quando loro signori ce li davano, ma ogni sei mesi arrivava l'assegnino sul quale non potevi proprio far conto né come quantitativo né come
certezza di averlo, appunto, non avevamo niente di sicuro. Le sicuro ci sono le serate fuori, ci sono i concerti estivi e ci sono le serate di jazz, dove sai che le fai per il piacere di farle e non prendi una lira. Quindi vai tranquillo, solo per passione. Grazie. Grazie. Se non vi dispiace, io vado da mio marito che non sta molto bene. Ma certo. Auguri. Grazie, auguri a Novo Land. Ciao, ciao. Grazie dell'ospitalità. Molto piacere. Ciao, presa, a presto, Presa. Grazie tanto. E invece Romolo Guerrieri, cosa che ricordo hai di lui, del nostro amico Luciano Martino? Dicevo appunto prima. Arrivederci. Che credo sia l'eccellenza del savoir-vivre. Perché veramente, ma diplomatico, però da un punto di vista umano riusciva a catturare chiunque. Infatti lui aveva molta facilità nel combinare i film, vuoi con la Rai, vuoi con delle distribuzioni, perché aveva questo suo modo di accattivante molto, di presentare le cose. Ricordo che io avevo fatto dei western, lui mi chiamò per dirigere questo Dolce Corpo di Deborah, lessi la sceneggiatura che mi lasciò molto perplesso, ho detto, ma insomma, perché era 1969, e allora dissi, ma così no, meglio lasciar stare. Lui mi ha detto, ma guarda, io ti posso dare due attori, perché io avevo pensato di scegliere due attori diversi di quelli che poi sono stati. E allora... E quali sono? A me non mi volevi. No. Mi volevi a me. Ma come? Ma tu sei stato poi... Il numero uno lì. Assolutamente. E allora poi lui mi ha detto, ma senti, io se vuoi il film lo puoi fare con Jean Sorel e Carol Becker. Jean Sorel aveva fatto il film di Visconti, Carol ancora uno aveva in mente Baby Doll, ha detto, ma insomma, perché no? E quindi mi sono incontrato con Jean un giorno a Piazza del Popolo dal bolognese, ho detto, Jean, hai letto la sceneggiatura? Sì. Ti è piaciuta? A te? Lo facciamo, sì. Abbiamo fatto questo film che invece, devo dire, è andato bene. È andato bene. Chi era la sceneggiatura? Gastaldi. Strano, perché Luciano Martino era uno che ha imparato a scrivere sceneggiature alla grande. E c'era Gastaldi e Luciano. Infatti a Luciano piaceva. La sceneggiatura che non considerava valida. Gastaldi era il più bravo allora. Per fare questo tipo di film, come no? Ma sai, ero giovane, Jean era giovane, avevamo un po' di... cacchetta così, e quindi invece no, poi siamo stati felici di averlo fatto. Il film, molti del pubblico l'hanno visto, andava bene, e poi abbiamo avuto la colonna di Hilton, che era una colonna portante, che ha voluto fumare il sigarillo anche in questo film. È vero, è il pittore. È finta, perché lui non è un... No, adesso non fumo più da 50 anni. No, ma lo dicevo perché lui nei western, certo, che lì fumavano le Colt, tempo di massacro, lo chiamavano tempo di massacro, tempo di massacro. Alexander Stewart, che fine ha fatto quella ragazza? Evelyn Stewart, me lo chiedeva Ida Galli, non vuole parlare, bellissima, era molto bella. Ida Galli, sì, stupenda. Quindi siamo qui per ricordare Luciano Martino, penso che lo facciamo tutti con enorme piacere, il pubblico che magari non ha avuto il piacere di conoscerlo personalmente, però avrà apprezzato, non dico attraverso il film perché sembra che voglia farmi pubblicità, però anche quel piccolo promo che è stato trasmesso, lì si ha un assaggio delle qualità di Luciano Martino. Grazie. Romolo, come eri stato scelto te da Luciano, che aveva un gruppo di registi? Registi suoi, diciamo, di casa anche. Sì. Sì, sì. Beh, ma si era comandato. Come eri entrato? Guarda, è cattiva. Senti, ma Sergio era troppo giovane per fare il regista, perché poi ha fatto tantissimi film di Luciano. Oh. Il fratello, sì, certo. Quindi era... però nel Dolce Corpo di Deborah ha fatto il direttore di produzione. E devo dire una cosa, non so se c'è Sergio. No. Ah, vabbè. No. Perché mi ricordo, stavamo
stavamo girando a Ginevra, credo, e allora c'erano da fare dei camera car, delle cose. Ho detto, Sergio, ma vado a fare tu, dai, quindi posso un po', come dire, vantarmi se è la primogenitura. E poi, sai, oh, come sono stato scelto? Non lo so, mi ha chiamato una volta Luciano, non mi ricordo se la gente, però chiedo scusa, non mi ricordo chi fosse la gente, il mio agente in quel momento, in quel periodo. Mi chiamò Luciano e, come prima ho detto, mi ha fatto leggere quella sceneggiatura. Non voglio dire che era brutta la sceneggiatura, ho detto che non, questo non l'ho usato, ho detto che non mi piaceva tanto, perché, perché pensavo di fare altre cose. Sai cosa ha detto Sidney Pollack? Ha detto che la sceneggiatura non è importante quanto la bravura del regista, e mi pare che è stato proprio questo caso. Beh, ma guarda, però, no, però, però chiedo scusa, no, no, perché c'è una scuola di pensiero diversa. Importante è la sceneggiatura, perché poi il regista può anche rovinare una sceneggiatura. Come mai che hai fatto un buon film con la sceneggiatura? Perché sono bravo, dai. Vabbè, 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 vabbè. Grazie a voi. Allora, me ne vado. No, puoi ancora stare un attimo e ascoltiamo insieme cosa ci racconta invece George Hilton sul suo rapporto con Luciano Martino. Prendi il microfono. Ma funziona questo? Funziona? Ah, sì, sì, sì. Io ho parlato senza. Sì. Ma il mio rapporto con Luciano Martino è stato molto particolare. Prima di tutto perché io, appena arrivato dall'Uruguay qua, ho sposato una ragazza di cui mi era innamorato, che era la cugina di Luciano Martino. Ma io non sapevo chi era Luciano Martino, né Luciano Martino sapeva che fosse io. E niente, siamo sposati e non avevamo nessun rapporto assolutamente con lui, neanche lo conoscevo. Ho cominciato la mia carriera qua. A un certo punto ho fatto un film con Lucio Fulci, che ha avuto un enorme successo, Tempo di Massacro, dove io facevo quell'ubriacone, e Luciano Martino viene e mi dice, ma noi siamo parenti, allora dobbiamo lavorare insieme e tu mi devi fare uno sconto parenti. Non eri parenti. Era Luciano così, mi devi fare uno sconto. E infatti era molto curato, e soprattutto con me, se siamo parenti mi fai uno sconto parenti. E allora abbiamo cominciato e mi ha fatto fare, ah, no, e mi ha detto una cosa, perché abbiamo collaborato e tutti e due ci siamo aiutati a vicenda, perché lui mi ha detto, ti faccio scendere da cavallo. E questo è stato vero, perché io facevo tutti i film western, pur venendo dal teatro sudamericano facevo film western. Mi ha fatto fare il primo con te, e dopo, come lui si era invaghito di Luis Fene, che non la conosceva, mi ha detto, tu la conosci? Se tu me la presenti, facciamo un film insieme. È logico, io sono un cupido qua di Luciano Martino, perché non solo la Fene, ma a qua la signora Olga Bissera, grazie a me, hanno avuto quella storia d'amore fino alla fine di Luciano. Grazie a te. Come no? Lo può dire lei. Vero. L'ho scritto pure, l'ho dichiarato. Grazie a me. Perché Luciano era innamorato pazzamente di Olga Bissera e lei lo teneva un po' così, no? E lui mi diceva, ma dai, fai qualcosa. Io parlavo, la chiamavo, facevo il celestino. Sì, io. Tu ti cupido, insomma. Si vedeva che Luciano era già invecchiato, perché da giovane non era così. Gli stavano appresso alle ragazze, non lui appresso alle ragazze. Sì, sì. E il primo caso, il primo, quello della Fenech? Allora, quello della Fenech, e lui mi dice, guarda, se tu me la presenti, perché io l'avevo conosciuta, la Fenech, a Tirrenia, e eravamo amici, avevamo fatto amicizia. Tirrenia perché io facevo con Nadia Tiller il Bacco da Seta e lei faceva uno di quei film con come Giuseppe Vanni, no? Il regista, sì. No, non era con lui. Bravo, Secchi. Ah, Secchi. Chi era? Mario Secchi. Con Nadia Tiller, grande attrice tedesca. Non l'ho mai visto io.
stupenda. Sì, bravo. La ragazza è brava. Sì, ma non ho mai visto il baco da seta. Non hai visto il baco da seta? Chi l'ha visto allora, il baco da seta? Allora, due. No, allora vi dico, aspetta. Dai, quello è la gioca in casa che ce l'ha detto. Aspetta che vi racconto una cosa. Perché io ho accettato il baco da seta? Perché mi hanno detto, viene Robert Taylor. E io ero appassionato di Robert Taylor, dopo Margherita Gautier, tutti quei film. Allora dico, sì, lo faccio questo film, mi piace moltissimo. Purtroppo prima, il giorno prima muore, è venuto Guy Madison al posto suo. Vabbè, questo è una cosa a parte. Comunque l'ho fatto e sono stato molto bene nel film. Allora, il fatto della Fene qual è? Che io lì l'ho conosciuta. Lei faceva Samoa, no? Bravo, non so che era. Samoa stava che... con quella ragazza splendida, Rosalba Neri. C'erano tutte e due. Allora era il figlio da Pilanesi. No, figlio da Pilanesi. Il figlio da Pilanesi, all'Hotel Continental o Intercontinental. Il figlio da Pilanesi. Era qualche western. Due bellissime donne, sempre nude. Rosalba Neri. Rosalba Neri un corpo. Johnny Hume, aveva fatto Johnny Hume. Allora, stiamo parlando da allora. E allora io ho fatto amicizia con Edwidge e sapendolo Luciano mi ha detto, guarda, so che sei amico di lei, se tu me la presenti, perché a me piace da morire, io ti do carta bianca a te e facciamo un film insieme. E l'ho scritto, non so chi l'ha scritto, come si chiamava? La signora Ward, lo strano vizio della signora Ward. Della signora Ward. L'ha diretto Sergio? L'ha diretto Sergio. È del 71. Ah, del 71. E io ho fatto pure io il contratto alla Fene, pagandole poco pure, perché lui mi diceva devi pagare poco. Vizio di famiglia. Era vizio di famiglia. E io sono entrato nella famiglia di Luciano Martino, dove c'era pure il fratello di mia ex moglie, che è Michele Massimo Tarantini, no? Che io l'ho fatto fare tante volte l'aiuto regista. E dopo ha fatto il suo primo film, La Liceale, che ha avuto un grande successo con La Guida, e con me ha fatto Sette Ore di Violenza pure, e altre cose. Vabbè, allora mi presento la Fene, facciamo questo film, Lo strano vizio della signora Ward. Mi ricordo che andiamo alla prima del Metropolitan, stavamo in macchina vedendo se entrava gente, e gente entrava, e è piaciuto da morire. E da quel momento abbiamo formato una coppia che abbiamo lavorato insieme in tanti altri film. Tanti film ho fatto con loro. Che bel periodo quando la gente... Oh, come al cinema! E che soddisfazione quando entravi e c'era tutto la sala piena. Non esiste più, purtroppo. Ma neanche il calcio adesso, non vanno neanche allo stadio, dai. E te chiedo, fa le... A Star Wars sono andati. Ah, beh. Sono andati? Star Wars, sì. Comunque, aspettate, adesso io oggi, Luciano, tanti auguri, oggi faceva 82 anni lui, oggi è il compleanno di lui. Vabbè, e devo dire che, a parte adesso c'è questo libro che ha fatto Olga, che è molto bello, per ricordarlo. Niente. Bene, lo leggiamo, io l'ho subito comprato. No, leggilo perché vale la pena, l'ho scritto certo molto bene Olga. E dobbiamo dire che Olga lo ha accompagnato fino all'ultimo momento a lui, è stata bravissima e lo ha fatto stare bene. Il destino. Il destino. Era scritto. Sì. Non potevi rinunciare al destino. Il destino è tutto nella vita, guarda. Quanto l'amico Saverio Valone, grazie pure. Secondo cupo quello di Pasqua. Vabbè, benissimo. Allora dai, chiamiamo allora le altre persone che sono qui segnate. Sono Antonella Salvucci, che l'ho vista prima. Allora, se non c'è, Diego Verdegigli, ovviamente, che è coautore del libro. Malisa Longo, ovviamente Adriana Russo. Qui è segnata anche Martin Brochard, che non... Sì, io stavo lì, Martin. Eccola là, non l'avevo vista. Prego. Grazie, auguri. Ciao, tanto grazie. Ciao, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Buonasera. Ciao. Arrivederci.
Eccoci. Ci stiamo. Piacere vederti. Ciao. Oh, lo stesso. Adriana Russo, se vuoi venire. Sì, sì, ci stai, ci stai. Sono quattro sedie. Allora, con chi cominciamo? Beh, forse con le signore. Allora, Martine Brochard, il tuo ricordo di Luciano Martino. Beh, il mio ricordo, diciamo che io ho fatto il mio secondo film, Milano Trema, la polizia ringrazia, con Sergio come regista e Luciano come produttore. Poi dopo c'è stato Le Monache di Sant'Arcangelo, La Monaca di Clausu, vabbè, altri film. Poi c'è stato un momento di pausa con la relazione con Luciano e poi ho fatto dopo con lui in camera mia, e poi la mia amica Olga mi ha presentato il suo uomo a Luciano Martino ecco. E siamo usciti di nuovo, ci siamo ritrovati, è stato bello, perché devo dire, gli ho detto a Luciano: tu mi piaci di più vecchio. E lui è rimasto un po' stupito, però lo trovavo molto più interessante. Io penso che tutti, in generale, quando invecchiano, anche noi donne, siamo più interessanti, o se no siamo proprio da buttare, non è che c'è scelta. Sì, sì, non so se tutti la pensano così. E devo dire che avevamo un bel rapporto, perché parlavamo della malattia sua, ovviamente, che è anche la mia, e allora mi chiedeva dei consigli, mi ricordo, e poi sulla fede, perché io sono molto credente e lui era molto credente anche lui, però mi prendeva in giro, avevamo queste conversazioni belle. E poi l'ultima volta che l'ho visto è stato proprio prima della partenza, e tu, Olga, non c'eri quel giorno. Siamo andati sul terrazzo, gli ho portato questo libro che avevo scritto, che lui voleva, e mi ha detto una cosa molto bella che mi è rimasta proprio dentro. Mi ha detto: ma io delle donne amiche non ne ho tante, tu sei veramente una mia amica. E mi ha lasciato così, ma è rimasto dentro di me. Grazie. Marisa Longo invece, il tuo ricordo di Luciano? Io non ho lavorato con Luciano, però l'ho incontrato un paio di volte. Una di queste dovevo fare un film, e come al solito lui con grande eleganza. Non è che mi voleva conoscere più che chiamarmi per qualche film, perché però c'aveva in lavorazione un film con la compagna. E con questa compagna? Con David Fenech, no? Con cui ha avuto un sodalizio pazzesco, diciamo, di film. E ha voluto sapere tutto quanto di me, era curiosissimo. Io ero un'attrice emergente all'epoca. Poi alla fine ha detto: ma sai, sei troppo bella, non posso mettere non posso mettermi vicino in questo film, sei troppo bella. Non so se l'ha detto per sbolognarmi oppure perché perché era vero, cioè perché vicino alla Fenech, se un uomo ci stava bene, ma una donna mettevano più che altro caratteristiche, non personaggi. Anche, per esempio, io ho fatto un film con Divige che si chiamava La Bella Antonia, prima Monica, poi Demonia, che però lui non era produttore, però avevamo due blocchi differenti proprio. Forse lei che ha voluto anche, ci siamo nemmeno viste sul set. So che ci sono stati dei problemi, che lei voleva, abitavamo in un albergo molto particolare che era un convento, lei voleva la stanza, quelle col baldacchino, quelle cose, vabbè, cose. Sì, ma non ci siamo nemmeno sfiorate, e perciò è come fossero due blocchi, proprio due film differenti. Comunque il film è andato bene, benissimo, anche come andavano quei film un po' goderecci là, un po'
le notti all'italiana, queste cose così, insomma. Dei camerottici, ecco. E poi invece, dopo tanto tempo, ho rivisto, grazie, una sera siamo andati a cena, io e mio marito a un locale, e ho rivisto, poi io Olga la conoscevo da tantissimo tempo, la frequentavo quando facevo l'attrice, poi con la giornalista, ci siamo visti e rivisti, perché lei ha lasciato poi il cinema, un po' delusa, e ha intrapreso la strada del giornalista, molto stimata, ha intervistato capi di Stato, insomma, ha avuto parecchie soddisfazioni. Ci siamo rivisti una sera a cena a un locale che si chiama Il Circolo della Pipa. E lei si era già messa insieme a Luciano, e ho rivisto anche lui con piacere, tutti e due, però erano cambiati, perché lei, che era la leonessa, era proprio una tigre che era sempre stata con un carattere molto forte, e lui pure, che era un leone, che sempre, invece loro due insieme sembravano totalmente cambiati, una coppia differente al 100%. Lei, che era molto amorevole, molto serena, e anche lui, che era diverso, invece sempre con la solita ironia, sempre quel personaggio che era interessantissimo, si poteva conversare con lui per ore e ore, perché ti raccontava aneddoti. Uno così, ho conosciuto solo Terence Young, che era così, che raccontava, era un affubulatore fantastico. E abbiamo passato una serata veramente fantastica quella sera, e poi ci siamo rivisti altre volte, e poi ho saputo, poi parlando con lei, della malattia, di queste cose, e poi è nato un libro che si chiama Maktub, e che lei parla della sua vita, di tutto quello del cinema, del suo, come è nata lei, un'autobiografia. E le ultime 10 pagine le ha dedicate a Luciano, che anche sono stati insieme da 10 anni. E ho scoperto qualcosa di più di Luciano. Come ho scoperto qualcosa di più, anzi tantissimo di più di Luciano, su questo libro che ha scritto Olga, Un amore che vivo, che vive. Che è un libro che non è né un romanzo, né un saggio, non è niente, però è tutto. Perché il libro comincia con le prime 27 pagine sono dedicate a un momento struggente, veramente angoscioso. È il momento che Luciano si sente male, saranno quelle 10-12 ore che poi saranno le ultime della sua vita. E leggendo questo libro, che è così forte come lo descrive, grazie alla collaborazione di Verdigilio, che l'ha aiutata anche a esprimere le proprie emozioni, perché non è facile raccontare una persona che stai vicino, che ami, che stai insieme, gli ultimi momenti, quello che succede, la quotidianità di quel momento, che poi è una cosa che finisce, che non sai che quel momento può essere l'ultimo. E io veramente mi sono emozionata, mi ha fatto venire la pelle d'oca, perché è al presente che lei, che voi lo raccontate, non è al passato, è al presente, come fosse in quel momento succedesse il trovare l'aereo, la telefonare agli amici, cosa faccio, cosa devo fare, non lo so, non sono la moglie, non sono la... non so cosa fare, chiamo l'aereo privato, c'è l'assicurazione... Allora, in quel momento lei è riuscita a fare tutto, a tranquillizzarlo, le accarezzava il viso, le accarezzava le... Insomma, è una cosa che, non so, è difficile anche spiegare per una donna in quel momento quello che può essere di forte, e anche per il proprio uomo, quello che può lui avere in quel momento come emozione. E poi non ce l'ha fatta, e sappiamo tutti come è finito. E da lì, da quando dalla 27esima pagina, che non c'è che racconta tutto questo dramma, dopo c'è lei che racconta il Luciano Martino. Io poi l'ho visto differente, questo Luciano Martino. Non era, cioè non è nel suo racconto come lo vedevano tutti, come lo vedono tutti. È un uomo diverso, non è così burbero, così, sì, sempre un signore, sempre ironico, sempre, però è diverso, addirittura un poeta. Ma chi può pensare Luciano Martino poeta?
forse la vecchiaia rincoglionisce, dice no, ma no, invece non rincoglionisce la vecchiaia, no scusa, invece trovo che la poesia sia la forma di scrittura più completa, perché la poesia ti può esprimere qualsiasi emozione in una parola o in tre parole, non, anche il verso libero, cioè è la forma di scrittura più completa, che poi può emozionare te in un modo e un'altra persona come la legge in un altro modo. E perciò ho trovato veramente sono rimasta stupita di questa cosa e mi dispiace veramente di non averla conosciuto più a fondo, più che magari, sai, il discorso, sai, nel cinema si conosce un produttore, poi si sparisce, poi insomma così. Siamo sempre pieni poi di noi stessi, certo. E anche nella vita bisogna tante volte essere più tollerante, più no, curiosi anche su verso le altre persone, e questo veramente mi dispiace. Grazie Marisa. Grazie Marisa, perché con l'occasione ha anche ricordato questo libro in cui ci sono sì molte testimonianze, ma c'è anche una parte iniziale, appunto quella di cui parlava Marisa Longo adesso, che è veramente molto interessante e molto toccante. Cioè, scusa, posso dire una cosa? Sì, prego. Una sola cosa. Io guardando un po' il giro su Luciano, le cose, una cosa mi ha fatto molto, che lui ha avuto Nicole Kidman in un film, no? L'australiana, sì, a Roma, che lui ha detto che questa attrice era orrenda, si era bocciata, magra. Dice, e che devo fare? Una stampellona brutta, con un buco al posto della bocca e un cesto di barbabietoli in testa. Questa è carina. L'unica volta che Martino si è sbagliato, perché il suo era ben noto. No, io volevo dire solo una cosa, io volevo ricordare che il primo film è stato Brutti, Sporchi e Cattivi di Scola. Il mio secondo film è stato un film con Olga Bisera, Un sussurro nel buio, regia di Marcello Aleprandi. Lì sono diventata amica di Olga, perché stavamo girando in una villa veneta, Villa Condulmer, bellissima. Nevicava sempre, una noia quando non c'è, e lì sono diventata amica di Olga, che era moglie del produttore, e non ci siamo più abbandonate. Poi l'ho rivista con Luciano. Io Luciano l'ho conosciuto a Milano, stavo facendo una pubblicità con Pasquale Festa Campanile, la pubblicità della Ferrarelle, conobbi Luciano e Edvige, e poi lui mi prese per fare Ricchi Ricchissimi, praticamente Mutande, Occhio Malocchio, Prezzemolo e Finocchio, e poi anche un altro film molto più impegnato, che forse Olga tu non lo sai, film di Giuseppe Ferrara, Delitto di Stato, Forze Oscure, con Massimo Ghini e Massimo Dapporto, un film sul SISDE e Isabella Russinova, e Luciano era il produttore, il regista era Giuseppe Ferrara, il regista del Caso Moro, e io con Luciano eravamo molto amici, perché noi ci siamo conosciuti che lui si stava lasciando con Edvige, io mi stavo lasciando con Pippo Baudo, chissà perché Pippo era molto geloso di Luciano, invece eravamo amici. Sì, era poi io mi sono messa con un uomo con il quale sono stata 30 anni, e lui era diventato molto amico del mio compagno, e uscivamo sempre la sera, andavamo a cena, così, e siamo rimasti amici fino alla fine. E tu Olga eri molto protettiva nei suoi confronti, era iperprotettiva, era molto gentile, ma io ero giovanissima, e lui mi diceva tu hai una faccia bellissima qua e là. Poi non so perché Luciano Committeri, un produttore si chiama Committeri, mi diceva sempre, ma tu che hai debuttato con Scola non dovevi fare quei film tipo Occhio Malocchio, perché tu dovevi invece io quei film li adoravo, io ho Ricchi Ricchissimi, l'ho adorato, forse non dovevo fare Gigi il Bullo, ecco quello, con tutto rispetto per Alvaro Vitali, forse quello. Infatti poi da lì il cinema mi ha un po', vabbè, faccio le fiction, due storici, cosa non lo so, che dite, forse Gigi il Bullo, Pierino il Fichissimo, forse quelli là dovevo evitarli, non l'ho mai visto, confesso. No, mi chiamava Adriana, facevo la pizzaiola, c'avevo un vitino, mo c'ho la pancetta, vabbè, ero niente, perché non l'ho mai visto, non l'ho mai visto. Va bene, che altro volete sapere di me e di Luciano? No, io ho finito, basta, va bene, volete sapere qualche altra cosa? Grazie Adriano. Diego Verdeginio appunto ha svolto un'opera credo notevole, ha
accompagnato Olga Bisera nel, lavoro di redazione di questo libro. Che... diversi libri. Sì, 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 no, no, lo so. Di, anche quelli precedenti di Olga, più autobiografici. Non è stato facile, ma non tanto, no, non tanto per il carattere di Olga, che sappiamo, insomma, è abbastanza, usiamo un eufemismo, forte. E quindi ci si impuntava su delle cose con scenate apocalittiche, poi si trovava il punto d'incontro. Per fortuna si è sempre trovato il punto d'incontro. E devo dire una cosa, che io una sera, quando lei mi dà, troppo buona tu, mi dà questo materiale grezzo, e io ho questo compito di scolpire questo materiale, di metterlo insieme, e una sera le telefono, visto che abitiamo vicinissimi, le dico: senti, io mi sto commuovendo perché sto leggendo quanto hai scritto degli ultimi istanti. Ma come, tu sei tu che stai collaborando? Sì, dico, ma mi sto commuovendo perché hai scritto questa cosa, io la sto vivendo, anche se sono costretto a scriverla, però mentre la scrivo dico facciamola al presente, perché ti dà una scansione il presente molto più drammatica, quindi è come un diario, come leggere un diario in quel momento. E devo dire che mi ha toccato nel profondo, perché con Luciano, per quanto l'avessi conosciuto negli ultimi anni della sua vita, avevamo instaurato un rapporto di grande simpatia e di stima, e una volta mi disse: Diego, mi dispiace che tu averti conosciuto come attore così tardi, perché qui alla Dania si facevano anche... chi c'è? Ah, Pippo Franco, prego, prego. Prego, prego. Pippo Franco, benvenuto. E certo, c'è la foto, sul... c'è la vostra foto sul libro, infatti. Davanti, eh? All'epoca si usava il cerotto, no, lo giuro, si usava il cerotto. Adesso posso dire, lo chiamiamo dopo, lasciamo finire però Diego Verdegiglio, però dai, per favore, anche tu Olga, facciamo finire Diego che stava parlando. Sì, sì, la... Vabbè. La signora Buonasera. Sì. Ok. Possiamo. E quindi devo dire, non è stato facile, anche perché questo rapporto con Luciano si era sviluppato negli ultimi anni, e mi disse: qui ti avrei fatto lavorare, perché qui alla Dania qualche anno fa, fino a 10 anni fa, si mettevano su anche 9-10 produzioni l'anno, cioè cifre che oggi per una produzione sono inimmaginabili. E una delle volte che lo andammo a trovare, siccome c'era questo in ospedale, questo nostro rapporto abbastanza di botta e risposta, insomma anche abbastanza ironiche fra me e lui, si era instaurato questo rapporto che lui mi lanciava sempre delle battute, aspettando che io, secondo lui con intelligenza, rispondessi a palla alla sua battuta. E quindi andammo in ospedale e mi disse: sapete, che siete venuti a fare? Stanotte è morto il mio vicino di letto, volete sapere le mie ultime volontà? Dico: senti Luciano, non cominciare, che dobbiamo mettere su un sacco di film, dobbiamo lavorare, proprio non te lo puoi permettere di andartene, guai, non esiste, stai là buono, curati, perché dobbiamo fare un sacco di cose. E lui l'ha presa a ridere, anche se una volta, come scrivo nel libro, mi chiuse la porta, la famosa porta a vetri del suo ufficio, e mi disse: sai, io sono tranquillo, ma me ne devo andare. Dico: Luciano, ma che dici? Ma stai curando? Sì, no, no, invece guarda, è inutile che fai, io lo so, io mi sto curando, certo, le mie figlie, mio fratello, Olga, per carità. Dice: ma io sono tranquillissimo, me ne devo andare, non c'ho tanto da vivere. Beh, io rimasi veramente, dice, non dire niente di queste cose a Olga, non lo dire a Lea, non lo dire a Sergio, perché una cosa fra me e te, io mi aveva scelto chissà come mai per questa confessione di una serenità unica, nel senso che io dissi, pensai fra me, ci vuole veramente un uomo di grande coraggio per accettare in questa maniera l'ipotesi della fine, sapendo che sarebbe stata prossima. Ovviamente io non seppi trovare altro che così quelle frasi di circostanza: ma dai, ma no, vedrai, poi andrà meglio, starai meglio. In realtà poi lui era coscientissimo
e mi disse: vado in Kenya per Ferragosto, quando torno ti devo presentare i Bernabei che ti potrebbero essere molto utili della Lux Vide. Vedrai, sono amici, dovremmo incontrarci e ti saranno... Beh, dico, torna presto, dico, io sto qua a settembre, sto qua. Beh, poi mi ha telefonato Sergio che le cose erano andate molto diversamente, purtroppo, e poi da Olga ho saputo i dettagli, e questo ritorno non c'è più stato. Rimane un grande vuoto nella mia vita il fatto di non aver conosciuto Luciano prima, perché sarebbe stato per me una fonte di esperienze sue passate a me, anche perché io rubavo, andavamo a cena e sentivo quello che diceva, i suoi rapporti con Flaiano, con i grandi intellettuali con cui aveva avuto modo di... Con Brancati, con Flaiano, quindi insomma tutti i personaggi di grandissima levatura, con i grandi registi con cui aveva lavorato e collaborato. E quindi secondo me era un grande tesoro, un pozzo di esperienze che avrei voluto sinceramente fare anche mio. Quel poco che sono riuscito a prendere di Luciano, devo dire, lo conservo gelosamente, lo conserverò sempre, perché per me è stato non solo un professionista, una persona che mi ha insegnato molto per quello che abbiamo potuto come tempo sul lavoro, ma è stato soprattutto una persona che mi ha fatto sentire veramente la sua amicizia, scusate, ma... Grazie. Allora, lasciamo il tavolo, ci farebbe piacere se anche Pippo Franco raccontasse il suo Luciano Martino. No, io voglio solo dire che Luciano Martino amava molto la vita e amava molto la sua vita. Ha detto: io ringrazio Dio per tutto quello che ho avuto. Grazie, grazie. Ecco Pippo Franco. Che c'è. Se ne sono andati tutti. Vabbè, ci sei tu però. Non è facile, nel senso proprio, come dire, numerico del termine, raccontare Luciano e tutto quello che ho vissuto e che abbiamo vissuto. Nel senso che i problemi che abbiamo avuto erano praticamente infiniti, ma già dall'inizio. E certamente la mia gratitudine nei confronti di Luciano è infinita, perché a lui debbo praticamente tutto quello che ho fatto, nel senso che ha creduto in me quando nemmeno io stesso credevo così tanto in me, mi ha fatto capire molte cose e abbiamo avuto un rapporto sempre, non so come definirlo, deliziosamente conflittuale. Perché ciascuno di noi aveva le proprie idee, il proprio modo di essere, la propria personalità, ma c'è stato un incontro guidato segretamente, in un certo senso oscuramente, da Luciano e anche oscuramente da parte mia e da parte di tutti. I tre film sostanziali appunto che abbiamo fatto, è cominciato con un film in particolare che aveva, era un film di ambiente medioevale e che aveva un titolo che avevamo un po' stabilito, deciso, tutti quanti. È uno dei motivi per cui io ho amato farlo, perché dai titoli, come sappiamo, si capisce tutto, e se sbagli il titolo di uno spettacolo, di un film, è capitato anche di sbagliare qualche titolo in qualche altro film che ho fatto, saranno una cinquantina, non li ho mai contati, e non sono andati bene. I motivi per cui non sono andati bene, va bene, sono articolati, o bene, non sono andati bene subito, ma sono andati molto bene dopo nel tempo. Per cui c'è veramente da scegliere se andare bene subito e poi essere dimenticati, oppure continuare ad esistere e a vivere dopo. La fortuna che hanno avuto dopo è stata straordinaria,
ma alcuni di questi, in verità i film che ho fatto con Luciano, sono andati bene subito. Qual era il conflitto? Cerco di significarlo, perché cinematograficamente è anche un po', come dire, articolata la vicenda. Io avevo necessità di esprimere me stesso, quel me stesso di allora, che adesso rivedo come fosse un ragazzo, un'altra persona al quale ho dato le chiavi di casa, e mi diverto tutte le volte che mi capita di rivederlo e di rivedere appunto quella persona, e mi stupisco che appunto non mi appartenga più, ma mi appartenga nello stesso tempo. Sono dimensioni nelle quali amo vivere, insomma. E il problema consisteva nel fatto che quella sceneggiatura, il film ovviamente era un film da farsi, anche per il titolo, ed era un ambiente, di ambiente medioevale, però quella sceneggiatura poteva, secondo me, essere fatta meglio, e, sotto molti profili. E per snellezza, certe scene erano un po' lunghe, magari certo nel cinema si accorciano, però quando mi è capitato per la prima e unica volta di fare il regista, già ero sufficientemente maturo, ma non credevo nemmeno io, tutto sommato avevo il sospetto di non essere capace. E quando il direttore della fotografia mi disse, a proposito di questo film che si chiama La gatta da pelare, mi disse, allora Pippo, il primo giorno di lavoro, mi disse, allora Pippo, che facciamo? In questo che facciamo c'era una sorta di ironia micidiale. Ironia è una parola che viene dal greco, si pronuncia iron, e significa colui che interroga fingendo di non sapere. Per fare un esempio, una cosa del tipo, di la verità, ma è vero che tua moglie ha partorito un bambino e tu non lo vuoi far sapere? Dice, sì, è vero, l'ha partorito, adesso lo sai, e io ho voluto essere presente al momento del parto. Dice, perché? Perché non ero presente al momento del concepimento. Cosa che in realtà, insomma, già sapevano tutti. Quindi, quando ho fatto, scusate questa parente che apro e che chiudo brevemente, il direttore della fotografia mi ha detto, allora Pippo, che facciamo? Era a metà film, era il mio primo, tutta la notte avevo disegnato degli storyboard che poi ho dimenticato subito di fronte a questa domanda. Tradotta in termini pratici, la domanda era, devo capire se il film lo fai te o lo devo fare io. Nel senso che se vuoi tu me lo racconti e io lo faccio volta per volta, e viceversa, se lo fai te sono pronto a fare tutto quello che hai fatto. Cioè, questa era la mia mentalità, non sapevo che fosse tale quando ho fatto appunto questo primo film con Luciano, però ce l'avevo dentro ed ho applicato quello che ho applicato dopo. Io, colto da raptus, dimenticando appunto tutti i disegni della notte insonne che avevo passato, e anche il mio agente di allora, Mario De Simone, sapeva che non si dorme la prima volta, e mi sono detto subito, guarda, mettiamo un 40, carrello e dolly, facciamo questa, io passo sopra, poi tu facciamo, veniamo indietro, è tutto a ritroso, rientro sotto e poi ci riavviciniamo e chiudiamo sul primo piano me di un pianista matto che era là dentro. Insomma, questo era un po' il movimento, si doveva vedere questo, secondo me. Poi, appena ho finito di dirlo, mi sono detto, e questo, poi il giorno dopo non è successo più nulla, però c'è sempre una prima volta per tutti, mi sono detto, oddio, che ho detto? Mi sono voltato per leggere negli occhi del direttore della fotografia, insomma, che cosa avevo detto, ma lui era già partito con tutti gli ordini, allora carrello e dole già tutti quanti si muovevano. Vuol dire che ero stato promosso in qualche modo. E in quel film ho girato esclusivamente come regista tutto ciò che mi serviva. Io sconsideravo un po' per certi versi, ma tutto ciò che mi serviva, non facendo come si fa abitualmente, totale, primi piani e poi si monta. E questo ha influito sui colpi di mano che abbiamo fatto con il regista, che era Mariano Laurenti allora. Poi ho fatto due film straordinari con Sergio, e questi sono momenti di fortuna, come dire, il quale aveva le idee chiarissime e non ho mai avuto scontri di nessun tipo, voglio dire, anche indiretti.
però appunto con Mariano Laurenti cosa abbiamo fatto? Prima, la prima cosa che ho fatto con Luciano, prima di fargli dei colpi di mano, è stato il finale, cambiare il finale. Lui non voleva, quando gli ho detto il finale mi sembra, sai, possiamo trovare un'idea migliore, io penso di averla. Lui lì per lì mi ha detto no, guarda, non lo cambiamo perché va bene così. Viceversa, io gliel'ho detta e lui l'ha subito accettata. E la cosa mi ha stupito perché evidentemente era, insomma, era da farsi, come poi abbiamo fatto. Però sapevo che il film andava ristrutturato e in termini di battute e in termini, come dire, di velocità di scene e di tante altre cose che non sto a significare. Per cui il colpo di mano che gli abbiamo fatto, tacito, ma che lui ha accettato in modo, oserei dire, geniale, senza dirmi nulla, perché non me lo ha detto, è stato il seguente. Ogni giorno io mi ripresentavo con delle scene riscritte nelle battute, riscritte in pratica, e le abbiamo cominciato a girarle d'accordo con appunto il regista. Queste scene però, mano a mano, venivano visionate da Luciano e abbiamo visto che dal primo giorno, il primo e il secondo giorno, già poi hanno visto il materiale, nessuno ci ha detto niente e noi siamo andati avanti, come dire, con questa tacita e silenziosa riscrittura che ha determinato, come dire, tutta l'ironia del film. Ho potuto rimanometterlo essendo me stesso e tirando fuori da me stesso quello che Luciano aveva già visto e che io non sapevo nemmeno di avere. E quindi abbiamo finito questo lavoro tutti estremamente contenti. Poi, alla fine, siamo andati avanti, il film stava per uscire, il colpo di mano finale ce l'ha fatto lui. E noi non ce l'aspettavamo, perché quando il film è uscito ci siamo accorti che Luciano aveva cambiato il titolo e lo aveva chiamato Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda. Noi, il primo titolo com'era? Era bravissimo per i titoli. Era un altro titolo. Il primo titolo qual era? Era, non me lo ricordo, ma era una cosa che riecheggiava il Decamerone, era una cosa accettabile, passabile, capito? Ma pensate proprio a questa micidiale comunicazione, intanto quel gran pezzo che ti qualifica, già sai, insomma, no? Che sarà pieno di parolacce e invece non ce ne sono. E poi della Ubalda, e uno dice Ubalda può avere pure un doppio o triplo significato, e me la metti pure tutta nuda e tutta calda, non è che è una cosa che uno gioisce, no? E quindi mi ricordo che rimasi, come dire, un po' male, perché già subito ci qualificava, ci metteva in una zona nella quale in qualche modo non amavo stare, perché avevamo fatto comunque un film rivoluzionario sotto molti profili, perché usciva in un'epoca e andava interpretando un'epoca e raccontava praticamente la storia di una persona come me, uno sfigatissimo come me, il quale non poteva certo aspirare ad una donna come la Fenech, e se la vedeva sempre davanti e sempre più nuda, con una vicenda che era una vicenda dell'epoca veramente molto garbata e molto legata all'epoca, e insomma raccontavamo esattamente questo, quello che poi sarebbe accaduto dopo. In pratica stavamo anticipando un'epoca, anticipando un gusto e anticipando anche un'ironia che comunque era in qualche modo mutuata, se vogliamo, anche dal cabaret, ma era un altro tipo di ironia relativamente a quelle appunto che si praticavano e che si cavalcavano prima, in sostanza. E quindi ho visto questa uscita di questo film certamente contento del fatto che uscisse e che era venuto bene, lo abbiamo visto bene tutti, e il cinema era Esedra, quello dove uscì per primo. E la cosa che veramente stupì tutti, a partire da me, è che appena è uscito questo film con questo titolo che mi sembrava tremendo, il film è andato benissimo,
è andato talmente bene dall'inizio che ho capito in un attimo che non solo Luciano aveva ragione, non solo aveva indovinato il film, ma questi film poi sarebbero stati amati da Tarantino, altra cosa che continuerà a stupirmi per tutta la vita. E allora mi sono sentito capito, compreso, in qualche modo difeso, e siamo riusciti a fare gli altri due capolavori, il secondo dei quali si chiamava Giovannona Coscia Lunga, disonorata con onore, perché era andato così bene il primo e non poteva andare gli altri. Poi abbiamo fatto Ricchi Ricchissimi, praticamente in mutande, veramente straordinari. Bisogna rivederli adesso per capire la regia, quante cose ho imparato, che bellissimo rapporto abbiamo avuto. E poi appunto Zucchero, miele e peperoncino, dove pure là abbiamo fatto qualche cosa di mitico, però con Sergio abbiamo avuto un accordo già dall'inizio, perché tutto quello che abbiamo scritto o riscritto era frutto di una stessa visione del modo di vedere, e credo che Sergio sia stato veramente uno dei più grandi registi per quanto mi riguarda. Riguardateli e guardate come sono girati, con quale perizia, con quali tempi, con quale senso dell'ironia quale pulizia e quale importanza, perché di solito questi film sono girati sempre un pochino, come dire, a correre, pur facendoli nel tempo utile e senza sgarare mai i tempi. Grandissima professionalità alla quale veramente devo molto e tutto, e devo molto a Luciano, non lo commemoro perché per me è presente, è qui fra noi e la morte non esiste. Grazie. Grazie Pippo Franco. Non so Olga se vuoi dire qualcosa tu alla fine di tutto. Grazie, grazie mille. Noi ci siamo detti ieri sera, non funziona. Allora, io e te ci siamo un po' raccontati quelle cose. Se parli vicino non funziona. In ogni caso, io certamente Luciano è vivo più che mai, e la mia iniziativa di questo genere, che vorrebbe continuare tutti gli anni, come abbiamo detto anche in trasmissione, anche davanti a questa platea, è quella: ad ogni suo compleanno, che è 22 dicembre, fare una retrospettiva, un incontro con gli amici, un brindisi, e festeggiarlo con molta allegria come lui avrebbe voluto. E perciò io mi metto, diciamo, in secondo piano, qui è il protagonista assoluto Luciano, con tutti questi suoi bravissimi amici che parlano bene, giustamente, di lui, perché è stato un personaggio straordinario, e penso che siete tutti d'accordo. Tutto qui. Gli altri, se vogliono leggere il libro, c'è lì in entrata, per sapere di più di quello che ci siamo detti stasera. Far parlare a Saverio. Saverio, certamente, è così, abbiamo finito. Saverio Vallone. La chiosa di Saverio Vallone. Ma ricordo la sua grandissima curiosità, no? Perché veniva sempre a teatro, è venuto a vedere il Thomas Moore che ho fatto con mio padre, ed era curiosissimo, seguiva attentamente qualsiasi passaggio. E poi ho girato con lui fotografando Patrizia con Monica Guerritore, della regia di Salvatore Samperi, e mi ricordo che lui veniva, cioè questa grande simpatia, questa proprio era molto veramente carismatico, no? era tipo un papà, insomma, si sembrava ogni volta che veniva sul set, insomma, era infondeva questa grande senso di grande bontà, di grande potere, ma era proprio come un papà, insomma, ecco, questo ricordo che ho di lui molto bello. Grazie. Benissimo. Grazie a Saverio Vallone, grazie a tutti voi.